Buonasera a tutti, benvenuti. Sono le 19 in punto. Benvenuti a questa seconda edizione del webinar che riguarda l'educazione finanziaria. Per chi non mi conosce, io mi presento in un minuto. Nel frattempo, così verifichiamo se l'audio è ok. Magari mi scrivete qui sotto con un saluto e un cenno: audio ok. Sembra tutto bene. Allora. Molti mi conoscono già, però in questa diretta ci saranno presenti diverse persone, diverse tipologie di lavoratori. Però se siete qui presenti oggi, come magari lo scorso 20 agosto nel primo webinar, significa che avete volontà di studiare un attimino e di capire un po' come strutturare un piano per quello che io definisco l'azienda famiglia. Quindi, mi riferisco io sempre, per tutto il mio progetto imprenditoriale, sempre al target del capofamiglia, perché ritengo che la famiglia sia la prima impresa da dover gestire. Anzi, a volte è anche molto più difficile gestire l'economia di famiglia di quella di un'impresa semplice. Quindi mi presento brevemente. Io sono un intermediario assicurativo da 14 anni, regolarmente iscritto a RUI. Sono stato selezionato tempo fa per entrare nell'Associazione Italiana Educatori Finanziari e ho strutturato da 2 anni a questa parte tutto un mio portale, un progetto che potrete vedere benissimo sul mio sito, per chi non l'ha ancora visto. Vi condivido un attimo lo schermo. Allora, qui troverete tutto su di me. C'è una piccola biografia, testimonianze di alcuni clienti o miei allievi, e troverete delle risorse gratuite che magari vi accennerò dopo. Nella sezione Chi sono, potrete verificare un po' la mia biografia e le testimonianze, e potrete anche verificare che la mia idea di diventare un educatore finanziario in realtà è già istituzionalizzata. Perché, come potete vedere da questo su questo sito, AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari, esiste già la figura professionale, è già stata inquadrata. In questo momento svolgiamo anche progetti di educazione finanziaria per le scuole. Potete anche verificare, così come l'intermediario ha un suo albo, che è iscritto nel regime dell'IVASS, Istituto di Vigilanza e Assicurazioni. E si può verificare ogni nominativo abilitato a essere iscritto all'albo a RUI, al Registro Unico degli Intermediari. In questo caso noi abbiamo un registro degli educatori finanziari certificati da AIEF. In questo registro chiaramente potrete trovare nome e cognome di ognuno di noi, si va in ordine alfabetico, quindi giusto per farvelo vedere, scorro un attimino e potete vedere che c'è anche il mio nome. De Marco Vito. E quindi cosa fa l'educatore? E poi passiamo al tema di oggi. L'educatore finanziario ha una mission, cioè quella di riuscire a rendere autonomo o comunque almeno a poter interloquire con gli operatori del settore finanziario assicurativo con una consapevolezza, non affidarsi passivamente. Quindi, in definitiva, l'educatore finanziario aiuta il capofamiglia a gestire il proprio reddito in modo tale da poterlo ottimizzare. Ecco perché io ho scelto il nome del mio portale, del mio libro, Ottimizza il reddito, perché per me ottimizzare significa riuscire a ottenere lo stesso risultato, addirittura un risultato migliore, con il minimo sforzo, quindi con la minima quantità di energie che possono essere economiche. Nel mio caso aiuto soprattutto quelle che sono le energie economiche, ma anche le energie fisiche, per ottenere un risultato uguale o migliore a quello precedente. Quindi, come è definito nell'enciclopedia online di Wikipedia, è proprio l'educatore cercherà proprio di Non, non, non l'educatore cercherà di rendere consapevole, perché io spiego sempre ai miei clienti, quando vi approcciate alla finanza non serve diventare dei guru,
o degli esperti di finanza, però siccome ci sono una moltitudine di intermediari oggi, come lo sono io, come sono intermediario assicurativo, c'è il promotore finanziario, c'è l'agente, e sono tutti come una sorta di agenti di commercio che devono vendere il risparmio gestito. E l'educatore finanziario invece si pone al di fuori, infatti io vado in parallelo nella mia attività, sia con gli studenti che mi seguono per il progetto educativo, sia con le persone che magari a volte sono anche le stesse, che si affidano a un intermediario. E quindi io ho mandati per poter trovare soluzioni assicurative di ogni genere. Il tema di oggi è un tema che è veramente vasto, la pensione. Il concetto di previdenza prevede anche la possibilità di valutare l'assicurazione non come solamente un investimento, ma anche e soprattutto come uno strumento di protezione. Quindi essere previdenti significa anche magari farsi l'assicurazione RC auto, anche se non è obbligatoria. Negli anni 60 c'erano le prime fabbriche con il boom delle auto, negli anni 60 l'RC auto non era obbligatoria. Però io ho avuto il modello di mio padre che me l'ha sempre spiegato, anche quando non era obbligatorio lui si assicurava. Quindi oggi l'Italia si trova in un momento molto molto particolare in cui l'educazione finanziaria diventa fondamentale per non incorrere in problemi come quelli che ci sono stati, io sono collegato da Bari, come quelli che ci sono stati nella mia città quando la Banca Popolare di Bari ha venduto azioni. Ha venduto tante azioni ai suoi clienti e questi clienti non erano neanche consapevoli di che cosa fosse un'azione e quindi di quale rischio correvano e così via dicendo. Questo è stato per pensionati, per dipendenti. E purtroppo però questi clienti della Banca Popolare di Bari non possono far nulla perché loro hanno firmato un contratto e in finanza, come dico sempre io, l'ignoranza non ammette scusanti. Quindi è chiaro chi è l'educatore, è chiara la mia finalità oggi, non voglio vendervi nulla, quindi non vi venderò un fondo pensione oggi, ma parlerò del tema più specifico proprio della pensione, non della previdenza in generale, ma di quella che è proprio la pensione, intesa come cessazione dell'attività lavorativa e percezione di un reddito, da pensione. Nello scorso webinar abbiamo visto sempre un po' cos'è la previdenza in generale. Come utilizzare il TFR, come funziona l'accantonamento del TFR nella previdenza complementare. In questo incontro invece siamo un po' più operativi e vedremo proprio le tappe, io l'ho titolato così, le 10 tappe per ottenere una pensione adeguata. In cosa consistono queste 10 tappe? Lo vedremo adesso pian piano. Ripeto sempre a tutti che se avete delle domande potete scriverle qui sotto e poi nella stessa diretta di oggi troveremo il tempo per rispondere a tutti. Quindi, qui mi l'audio ok, mi ridicono leggendo un po' di messaggi. Quindi, 19.08, partiamo con il tema di oggi. Allora, la previdenza. La previdenza e la pensione è stata un'invenzione, vi do un cenno storico, di quello che ha inventato l'INPS. Chi è che ha inventato l'INPS? Risale agli anni 30, agli anni in cui il fascismo, con Mussolini, che era il capo del governo, istituì una riforma veramente sociale. Quindi, diciamo che Mussolini, con tutti i suoi guai che ha combinato all'Italia, soprattutto quello della guerra, però è stato un primo socialista, il primo socialista il primo governatore socialista, perché ha pensato di istituire l'INPS con la finalità di obbligare i lavoratori quindi un po' come oggi è obbligatorio l'RC auto, che negli anni 60 non lo era. Mussolini, con l'istituzione dell'INPS, ha creato l'obbligatorietà. Io sono una ditta individuale, lavoratore autonomo, e sono obbligato, se voglio avere la partita IVA, a versare all'INPS. Qual era la finalità della nascita della previdenza sociale? Era quella di capire che se io oggi lavoro e ho una capacità lavorativa di produrre reddito, questa capacità non l'avrò per sempre. Arriverà il momento in cui dovrò smettere di lavorare e quindi dovrò avere un reddito che sostituisce il reddito attuale che è prodotto dal lavoro.
Questa si chiama redistribuzione del reddito nel tempo. Quindi l'INPS rende obbligatorio per i dipendenti, per gli autonomi, di avere una posizione contributiva completamente dedicata a avere una rendita dopo, quindi a redistribuire il reddito. Oggi la pressione fiscale, la pressione dell'INPS sui lavoratori, soprattutto i lavoratori dipendenti, è molto elevata, è pari quasi al 33% dello stipendio. Però guai se non fosse così, perché se non mettiamo nulla da parte per quando smetteremo di lavorare, o lavoriamo a vita, oppure un tempo c'erano le famiglie matriarcali molto numerose, oggi non è più così. Oggi non bada nessuno a te quando arrivi alla vecchiaia, perché magari i figli sono sempre di meno, le famiglie sono sempre più piccole, per tanti motivi che non sto qui ad elencarvi, però è oramai è risaputo che per costruirsi una pensione le regole sono cambiate. Nello scorso webinar ho spiegato la storia delle riforme della previdenza complementare fino ad arrivare all'ultima riforma che è la cosiddetta legge Maroni del dicembre 2005, il decreto 252, che io ho sintetizzato, quindi per chiunque poi mi voglia scrivere, voglia approfondire, mi contatta in privato, gli mando la mia sintesi della previdenza complementare, della normativa che la disciplina. Quindi, capito il concetto di dover risparmiare e di redistribuire il reddito, era importante negli anni 30 quando è stato istituito l'INPS, oggi è ancora più importante perché, come ho spiegato nello scorso webinar, riassumo brevemente, c'è stata la riforma Dini che è stata da spartiacque e ha trasformato il sistema retributivo in contributivo e quindi le pensioni di chi andrà in pensione ed ha iniziato a lavorare a fine anni 90 o a metà anni 90, quando la riforma Dini è andata in vigore, non avrà più una redistribuzione, cioè non sarà più pagato per la retribuzione col parametro dato dagli ultimi 10 anni di retribuzione, ma dai contributi versati che verranno veramente convertiti con un coefficiente matematico che è basato dai dati Istat, dai coefficienti demografici che man mano che passano gli anni sono sempre più penalizzanti. E quindi è successo che tutte le generazioni, dalla mia che sono del 1979 fino a quelle future ancora che devono ancora iniziare a lavorare, è successo che ci troviamo in un'era in cui, come ho spiegato la volta scorsa, noi paghiamo due volte, paghiamo i contributi per pagare le pensioni a chi è già in pensione o chi sta per andare ancora con il vecchio regime, oppure in più dobbiamo versare in un nostro contenitore e più versiamo e più avremo la possibilità di avere una rendita maggiore. Chiaramente rispetto ai contributi versati, oggi le pensioni saranno molto molto più magre, molto, e più passeranno gli anni e peggio sarà, perché ci saranno anche meno lavoratori e più anziani che vivono sempre di più, che poi magari hanno la moglie, c'è la reversibilità, quindi l'INPS è in crisi già da anni e non potrà fare altro che cambiare i coefficienti allungando l'età, penalizzare i coefficienti di conversione con l'analisi attuariale demografica e pian piano andrà sempre di più a penalizzare chi avrà la pensione del sistema pubblico. Le proiezioni le possiamo fare e quindi il primo passo da fare per pianificare la nostra pensione adeguata consiste nel controllo dei contributi versati. Questo perché? Perché devo scoprire se ho dei buchi, se ho lavorato continuamente, se i miei contributi sono stati pagati con continuità, se ho avuto diversi lavori e quindi poi magari mi trovo, soprattutto per chi magari è stato un professionista, poi ha chiuso la partita IVA, quindi si trovano casse differenti, si parla di ricongiungimento, quindi mi devo fare come primo passo un controllo di tutti i contributi versati. E capire se può essere opportuno fare ricongiunzioni, totalizzazioni. Ad esempio, io vi porto l'esempio di mia madre, che è stata un'impiegata fino a una certa età, poi è diventata libera professionista e ha lavorato come commercialista, e quindi aveva un'altra cassa, la cassa dei commercialisti. E
ha dovuto totalizzare i due montanti contributivi per avere una pensione. Quindi questa si chiama totalizzazione. Oppure una ricongiunzione, che a volte è onerosa. Oppure il riscatto laurea, come ho fatto io, ad esempio, ho riscattato i 4 anni della mia laurea e quindi ho guadagnato 4 anni di anzianità. Ma questo è stato un processo oneroso, nel senso che io ho dovuto versare all'inizio della mia attività circa 15.000 euro per avere 4 anni di contributi accreditati, sia come anzianità che come poi possibilità di avere una pensione un po' più elevata. Quindi questo primo passo non va per niente sottovalutato, è un primo passo che va fatto con un'analisi capillare, magari facendosi aiutare da un CAF, da un commercialista, ma oggi con il codice INPS che ogni cittadino può usufruire del PIN online e verificare i suoi versamenti, si può fare anche tutto da soli. Quindi la mia missione è quella di aiutare tutti a far da soli, anche a scegliere le coperture assicurative, gli investimenti. Quindi vi invito per questo primo passo magari a non contattare il commercialista, il CAF, se non ne avete bisogno, perché basta fare il PIN online dell'INPS oppure informarsi un po' e si può fare veramente un'analisi completa. Quindi devo capire con questo primo passo in che situazione mi trovo. Cioè, è presa la consapevolezza, si possono fare anche delle proiezioni, l'INPS stesso lo fa. Le proiezioni purtroppo non sono rosee, si parla del 50% dell'ultimo reddito, quindi io andrò in pensione all'ultimo anno che lavoro, avevo 2.000-3.000 euro di reddito. Quando andrò in pensione, all'improvviso il mio reddito si ridurrà alla metà, con conseguenze sul tenore di vita che possono essere molto gravi. Quindi, come vi ho detto la scorsa volta, non c'è più tempo, bisogna agire e non ci si può neanche lamentare, perché purtroppo non ci sono altre soluzioni. Politicamente hanno affossato la Fornero, che ha inasprito queste regole, ha alzato l'età di pensione, che era doveroso farlo perché i conti non tornano. Quindi lamentarsi non serve più, bisogna cercare le contromisure. Quello che è il mio obiettivo per il webinar di questa sera è veramente darvi la consapevolezza di quali passi dover fare e come poter agire velocemente. Il secondo passo è l'analisi dei bisogni. Che cos'è l'analisi dei bisogni? Occorre avere una stima la più attendibile possibile della propria pensione futura utilizzando la cosiddetta busta arancione, che magari non tutti i lavoratori hanno avuto, però viene chiamata così perché la Svezia, che è un paese socialista da tanti anni, che ha una pressione fiscale notevolissima, è un paese che magari rispetto all'Italia è molto meno popoloso, quindi è più facile gestire, è stata la prima nazione che forniva ai lavoratori una busta che gli portava la stima della sua pensione. Questa busta era arancione, quindi è rimasto sempre questo nome, busta arancione. In realtà il colore non è quella la differenziante, è un calcolo che va fatto per vedere quali sono i fattori in gioco. Io mi posso rendere conto che cosa rivaluta, cioè io verso tanto, ma ho una rivalutazione di quello che verso? Questo va verificato per capire che il parametro che rivaluta le pensioni con il sistema contributivo, quindi tutti i lavoratori dal 1995 in poi, è basato sul PIL. Che cos'è il PIL, il prodotto interno lordo? È la ricchezza del paese. Ok, ora non entriamo nel dettaglio, però è un indice che in questo periodo è totalmente sotto zero. Il PIL, non so se avete visto che di solito nella normalità è sempre intorno all'1,5-2%, in quest'ultimo anno, con tutto quello che è successo, della pandemia, la crisi economica, e non sappiamo ancora per quanto tempo, ci sarà un PIL che è addirittura sotto zero. Quindi questo che significa che i nostri contributi, che sono lì fermi, i soldi che stiamo versando all'INPS, non si rivalutano, non hanno rivalutazione. E questo ci potrà veramente far fare un'analisi di consapevolezza che magari il mio reddito sarà ridotto e decurtato di
del 50, del 40, del 60. Adesso, perché è opportuno fermarsi su questi due aspetti, il primo e il secondo passo? Perché questo serve per capire realmente, veramente rendersi conto che è il momento di agire. Allora, siccome ci sono due modi per poter fare un'azione, andare verso qualcosa che gli piace o scappare da qualcosa che è un problema, da un dolore. Quindi quello che io adesso sto cercando di spingere con garbo un attimino è un po' il dolore, invitarvi a fare tutti questi due passi, il primo di monitorare i propri contributi versati, poi di fare le simulazioni con le rivalutazioni e vederne diverse, ci sono sul Sole 24 Ore, sono appunto sul sito dell'INPS, perché dovete scoprire veramente quanto magra sarà la pensione, ma veramente è un problema serio, sarà veramente magra. Ecco perché questo dolore deve entrare, perché soprattutto nelle nuove generazioni, oggi il risparmio previdenziale e soprattutto l'adesione alla previdenza complementare è veramente bassa rispetto alla media degli altri paesi europei. Quindi, una volta definito questo che io ho definito un attimino spina nel fianco, questo dolore di avere un'idea precisa di quello che sarà la mia pensione futura, passiamo al terzo passo, che è importante riuscire a capire che devo risparmiare e quanto devo risparmiare. Il quanto è difficile perché magari il gap sarà molto alto. E quando io mi trovo con i miei clienti, è un simulatore come intermediario della proiezione della pensione, e gli dico: guarda, ci sono due notizie che devi sapere, una brutta e una, diciamo, buona. La brutta è quella che è la fotografia, il tuo scenario di pensione è veramente ridotto all'osso e quindi devi agire, ti devi muovere. Questa è quella brutta. Quella buona è che magari ti mancano ancora 30 anni, 35 anni. Io personalmente, con il riscatto di laurea che ho fatto, sono arrivato ad avere dal 2006 meno 4, 18 anni di contributi. Ok, però per andare in pensione, Fornero a parte, chiunque governerà in futuro dovrà alzare un po' l'età pensionabile, magari mi mancano ancora un bel po' di anni, 30 o quasi. Ok, quindi nel terzo passo bisogna capire quanto versare, quanto impegnarsi, perché bisogna impegnarsi a risparmiare. Perché soprattutto chi ha ancora 30-35 anni di tempo, magari avrà da compiere uno sforzo di risparmio molto più piccolo di chi invece si è ricordato tardi e vorrà ottenere lo stesso risultato, dovrà versare sempre di più. Quindi il mio invito, soprattutto alle generazioni che hanno appena iniziato a lavorare, non vedete un problema lontano la pensione, è un problema attuale, attualissimo. Quindi forza, bisogna riuscire a risparmiare anche poco, ma in maniera costante per tanto tempo, perché il tempo è il miglior moltiplicatore. Detto questo, io molto spesso mi soffermo con dei clienti, mi piace fare dei piccoli fogli Excel e ne ho preparato uno proprio per voi questa sera. Che non so, adesso condivido lo schermo. È un calcolatore in Excel. Conto che lo vediate tutti, lo ingrandisco, che mi consente di costruire una sorta di simulazione di un piano di accumulo. Se io dovessi fare un piano di accumulo oggi a capitalizzazione di 1200 euro all'anno, come potete vedere in questo schema, con il 4% all'anno di una simulazione, io potrei arrivare a fare con uno sforzo relativamente piccolo a ottenere, manteniamo costante il versamento, ipotizziamo che sia costante, a ottenere un rendimento dopo 30 anni ad avere un gruzzoletto di circa 70.000 euro. Ok? Con 70.000 euro magari ho colmato quel gap che avevo nella stima che ho fatto. Quindi avere tanto tempo veramente può essere, se invece ho poco tempo, 1200 euro all'anno, vediamo qui, per 10 anni, 11 anni, ma
Il tempo non moltiplica tanto in questo caso, perché sono solamente 10 anni, e come vedete il montante, che poi sarà quello decisivo, perché tutto viene convertito con una formula matematica, come vi ho spiegato prima, il montante sarà solo di scarsi 15.000 euro. Che altro è importante fare? È importante fare addirittura uno scenario di quanto posso versare e impegnarsi anche a mettere un incremento del premio, ipotizziamo del 2%. Ok? In questo caso ipotizziamo che riesca ad ottenere il 2% all'anno, perché questo è oggi quello che si può ottenere con il costo del denaro a zero. È vedere la differenza fra l'incremento premio e il non incremento premio. Se io mi impegno, come vedete qua, da 1200 al secondo anno passa a 1224 e così via a salire. Quindi ad arrivare a versare l'ultimo anno 2000 euro, però sono partito da 1200, l'ultimo anno sempre dai 30, vediamo la stessa cosa se io non ci metto quello sforzo di fare un incremento premio che magari mi copre l'inflazione e l'aumento dei prezzi al consumo, che è fermo anche come parametro, è fermo anche quello oggi. E guardate la differenza. Grazie al moltiplicatore tempo e al moltiplicatore dell'interesse ai capitali, 30 anni. Qui, dove ho fatto quel piccolo sforzo del 2% all'anno, ci sono 65.000 euro. Qui, 30 anni senza quel piccolo sforzo di impegnarmi nell'incremento, ne ho la bellezza di 49.000 euro. Cioè sono 15 16.000 euro e più in meno, ok? Con un piccolo sforzo del 2% all'anno. Ok, torniamo al video. Datemi un cenno se siete riusciti a vedere lo schermo, se magari avete qualche domanda su quel foglio è fatto come se io dovessi investire i soldi in una gestione separata assicurativa, che non è il tema di oggi, quindi non l'approfondisco, che mi dia la possibilità di capitalizzare i soldi, quindi di avere l'interesse composto. Quello è quello che ho creato io. Però poi ci sono altre forme di risparmio che invece comprano quote di fondi di investimento, e ce ne sono diverse. Non è il tema di questa sera. Questa sera dovete uscire di qui con il dolore e le strategie per poter riuscire a colmare quel gap, che è molto doloroso, perché se io mi immagino a 80 anni con 600 euro al mese di pensione, devo riuscire a immaginarmi, devo riuscire a immedesimarmi e a veramente a prendere questo come una cosa seria ed importante. Ok, quindi qui mi dicono che lo schermo si è visto, e quindi il terzo passo, dove ci siamo soffermati adesso, è quello che ti identifica la possibilità di utilizzare anche, come abbiamo visto nello scorso webinar, anche quello che per gli italiani è un must. Che cos'è un must per gli italiani da anni? È stata una conquista. La cosiddetta liquidazione, chiamata TFR, trattamento di fine rapporto. Nello scorso webinar ci siamo soffermati molto su cosa è. In questo caso ribadisco solo quello che ho già detto, che il TFR può essere utilizzato in questo momento solo per i dipendenti privati e non quelli pubblici che non hanno TFR, hanno un altro sistema. Può essere utilizzato per finanziare la mia pensione integrativa. Quindi rinuncio a quella che sarà la liquidazione, però sono riuscito ad utilizzare, a risparmiare comunque qualcosa che doveva gestire l'azienda, e invece lo faccio gestire a un fondo pensione, con dei vantaggi che lo Stato dà, vantaggi fiscali notevoli, che ho già descritto nello scorso webinar, che tutti potete rivedere, basta andare sulla mia pagina, è registrato, lo trovate lì, lo troverete ancora per un bel po' di tempo. Ok? Quindi non lo approfondisco adesso, perché potete rivedervi la registrazione dello scorso webinar del 20 agosto. Quindi per capire bene cos'è il TFR e come lo posso utilizzare. Ovviamente, io vi ho fatto l'esempio della capitalizzazione composta. E quale strumento devo utilizzare per costruirmi il mio futuro fondo pensione, il mio futuro cassetto? Ce ne sono diversi.
Quello che vi ho fatto vedere è ad esempio una gestione separata assicurativa con capitalizzazione, però ci sono tanti altri sistemi da poter utilizzare. Uno di questi è il cosiddetto piano di accumulo comprando delle quote di investimento. E a tal proposito vi invito ad andare sul mio sito, quindi ve lo condivido di nuovo, perché ci sono 62 articoli che spiegano. Allora, vi faccio vedere il mio sito. Nella pagina, questa è la home page, chi sono? E trovate alla fine l'accesso al blog. Queste sono le testimonianze, va bene, no? Trovate l'accesso al blog, dove ci sono 62 articoli, potete mettere un... Potete metterci su, scegliere una parola chiave e lui vi ricerca gli articoli perché sono tanti, però è diviso in sezioni: la sezione assicurativa, la sezione contratti, la sezione investimento, finanza più pura e poi c'è l'ultima sezione che è dedicata al fondo pensione e a cosa sono. E in questo caso vi voglio fare condividere un articolo che parla dei cosiddetti PAC. I PAC sono, come dice la parola stessa, piano di accumulo capitale, ok? Con la differenza dai PIC, che sono piani di investimento capitale, perché sono fatti il cosiddetto salvadanaio a rate. In molti casi, soprattutto avendo tanto tempo, come 30 anni per arrivare alla previdenza, versare i soldi in una gestione separata può essere non redditizio, come invece utilizzare uno strumento finanziario più rischioso, come un fondo azionario, e comprare delle quote di questo fondo, che chiaramente, come sapete, magari oscillano, e questa oscillazione nel piano di accumulo è una regola d'arte. Perché? Perché con uno strumento come il piano di accumulo, io che faccio? Medio i vari prezzi di acquisto, se lo faccio mensile, ancora meglio. Quindi se ci sono dei crolli finanziari, come quello avvenuto ad esempio nel marzo di quest'anno, ma prima ce ne sono tanti, io continuo a comprare quote di questo fondo che magari valgono di meno. Ok? Come vedete, queste sono le regole da seguire, che attenzione ai costi, fare manutenzioni, cambiare obiettivi, diversificare, avere l'orizzonte temporale ben destinato, perché se io ho 30 anni scelgo una modalità, se ne ho 20, 15 o 5, devo scegliere altri strumenti. Lo strumento principe che io consiglio è il piano di accumulo più lungo possibile su un fondo azionario, perché più volatile è, più quote compro nei momenti di ribasso, posso fare degli switch, che si chiamano letteralmente trasferimenti da una linea all'altra, e in questo caso però, in una situazione un po' più evoluta, il fai da te non è l'ideale. Magari farsi affiancare da un professionista, da un intermediario, da un promotore finanziario. Vi sconsiglio l'impiegato bancario, perché l'impiegato bancario ha lo stipendio, oggi c'è, domani no. Il promotore finanziario e l'agente assicurativo hanno interesse che il cliente sia con lui più tempo possibile, quindi non possono dimenticarsi di aiutarlo a gestire nel tempo, a monitorare gli investimenti. Ok, come si sceglie un PAC? L'ho scritto qui, in questo articolo che vi sto facendo vedere adesso, dove cosa tenere a portata di mano questo articolo per poterlo scegliere, per poter, una volta capito cos'è il PAC, qual è il vantaggio, devo capire quali sono gli obiettivi, perché io posso fare un PAC, ho un figlio di 1 anno e voglio finanziare la sua università che farà 20 anni, 19 anni, e quindi ho quell'orizzonte, oppure un obiettivo come quello di stasera che abbiamo definito la pensione, quindi un orizzonte diverso. Quindi vi invito a leggere questo articolo che ora vi tolgo e ce ne sono tanti altri. Sui PAC ce ne sono tanti, sulla bontà dei PAC e della possibilità di sfruttare la mediazione dei prezzi che in termine tecnico troverete, magari qualche volta l'avete sentito, il dollar cost average. In altri termini, in italiano significa mediazione dei prezzi. Quindi, ad
Abbiamo visto questi passi, li riepiloghiamo. Il primo era vedere la situazione attuale, il secondo fare un'analisi grazie alla busta arancione di quella che sarà la pressione futura. I primi due passi devono essere quelli molto dolorosi. Il terzo passo, abbiamo visto, scegliere lo strumento, se utilizzare il TFR, se capire quanto devo versare. Cioè, in generale, l'ideale sarebbe versare il 10% del proprio reddito. Per chi è giovanissimo, appena iniziato a lavorare, anche meno va bene. L'importante è partire, sfruttare il moltiplicatore tempo per fare lavorare i soldi. Ok? Oppure sfruttare la volatilità di borsa che può spaventare perché le quote variano di prezzo. Io sono proprietario di una quota che oggi vale 10, l'ho comprata a 8, allora da 8 sta a 10, poi va a 5. Facendo il piano di accumulo evito tutti questi problemi del cosiddetto timing di acquisto e posso ottenere dei risultati molto, molto interessanti che non si possono fare in simulazione perché non sappiamo l'andamento di borsa qual è. L'unica simulazione è quella che vi ho mostrato io di un piano di accumulo su uno strumento che viene definito a capitalizzazione, gestione separata. Passiamo così al quarto passo. Il quarto passo è, ve l'ho già anticipato. Scegliere lo strumento, ok? Ve l'ho anticipato e ora lo vado a perfezionare perché il grado di rischio che noi dobbiamo correre non è solo parametrato a una concezione razionale, ma anche a quella che ognuno di noi vive come economia emotiva. E quindi ci sono persone che pur capendo che il piano di accumulo su 30 anni non è meglio farlo su un fondo azionario e non su un comparto garantito, non lo vuole fare perché non sta bene, perché se va al telegiornale vede oggi la borsa ha perso meno 5, meno 7 negli Stati Uniti, va in crisi e magari non vuol capire, non vuol fare manutenzione del prodotto, non vuol seguire. Allora a quel punto, anche se razionalmente la scelta non è l'ideale, quella di affidarsi a un piano protetto, però emotivamente sì, e quindi va scelto io come consulente in quel caso, anche se ti cerco di educare a perché scegliere il pack azionario e non la gestione separata, però devo tener conto della tua economia, della tua voglia di studiare, della tua voglia di capire, e quindi il grado di rischio non è solo un grado di rischio razionale, ma soprattutto emotivo. Ok, molti esperti e anche alcuni prodotti prevedono il cosiddetto life cycle, ciclo di vita, cioè dicono ok, tu inizi a versare i primi anni su una parte azionaria, poi man mano che ti avvicini alla scadenza, al momento del pensionamento, inizi a fare degli switch e quindi passare, trasferire le mie quote a comparti sempre più prudenziali, in modo tale che gli ultimi anni sto tranquillo che può anche crollare la borsa. E io ce l'ho al protetti. È una soluzione interessante che va bene, però io sono contro l'automaticità perché in quel caso è meglio non fare una cosa manuale e capire quando ci sono i crolli, quando che un software non sa, si basa in base all'età, però magari quando poi deve switchare, è arrivato proprio in quel momento un crollo delle quote e quindi non conviene switchare, però in automatico lo fa. Ci sono i pro e i contro, anche qui. Troverete se vi approcciate all'intermediario in banca, ah, non ti preoccupare, questo c'è il cosiddetto life cycle. Consiste nel fatto che si parte con un maggior contenuto azionario e poi si va a ridurre man mano in maniera automatica con il passare degli anni. Ok? Io l'automatismo non lo preferisco tanto perché mi piace seguire i clienti, lo faccio su me stesso, sul mio fondo pensione e quindi annualmente. Come magari spiego anche nel mio libro, di cui non vi ho parlato, però lo trovate anche questo sul mio sito, è pubblicato su Amazon. Io preferisco sempre essere sul pezzo, cioè ogni anno, ogni 12 mesi, ogni 18 mesi, fare delle operazioni di manutenzione, di cambiamento, perché la borsa è imprevedibile, perché il mercato è imprevedibile e soprattutto perché possono cambiare quei famosi obiettivi in cui abbiamo parlato al terzo passo, cioè qual è l'obiettivo? La previdenza? Qual è l'obiettivo? Quando è che posso uscire?
Posso utilizzare il TFR, ma il TFR dove lo metto? Nella stessa linea del contributo? Insomma, fare tutte queste valutazioni. Ok? Tutto chiaro fino adesso? Datemi un cenno se qualcuno. Prima siamo arrivati al quinto passo. E quindi vorrei capire se fino a qui è tutto chiaro. Se qualcuno ha qualche domanda, in base a questi 5 passi, andiamo fino al decimo, altrimenti. Ok, tutti mi dicono ok, perfetto, e allora andiamo avanti. Allora, un fondo pensione, ve l'ho spiegato nello scorso webinar, è abbastanza flessibile, ok? Ha una serie di vantaggi come quelli fiscali, ha vantaggi sulla tassazione dei rendimenti finanziari, ha una serie di vantaggi. Però c'è una regola, ok? La regola qual è? E va bene, io stato oggi ti faccio dedurre, ti faccio risparmiare dalle tasse, però quando andrai in pensione, quella è l'uscita. Quando andrai in pensione col sistema pubblico, allora potrai avere la prestazione del sistema complementare, ok? Quindi questo aspetto può spaventare, direi, ma io sono ingessato, sono bloccato. Se metto i soldi, soprattutto i TFR lì, l'ho ingessato lì fino alla mia pensione. Questo non è vero perché sempre nella sintesi che io vi posso mandare se mi del decreto, se mi contattate in privato, mi scrivete la vostra mail, ve la mando in PDF. Sempre, ho sempre spiegato che in realtà il fondo pensione è anche flessibile. Primo perché ci puoi versare come e quando vuoi. La deducibilità è abbastanza ampia, fino a 5.000 euro all'anno, 5.164 per precisione. Però ha delle uscite, della possibilità di uscita, un po' simile a quella del TFR, ok? Ha la possibilità dopo 8 anni di permanenza di prendere fino al 75% per motivazioni come acquisto prima casa per sé, per i figli, ristrutturazione, ha una serie di motivazioni che sono precise, altrimenti non lo posso ottenere. Sempre il 75% anche per motivi di salute, eppure se non sono trascorsi 8 anni, pure dal primo anno, per motivi di salute miei o dei familiari, io posso prelevare il 75% di quello che c'è dentro. È il regime delle anticipazioni. Poi dopo 8 anni ne posso prendere anche il 30% senza giustificarlo. Questo ve l'ho ripetuto, ne abbiamo parlato la volta scorsa e lo trovate sempre nella mia sintesi del decreto 252-2005. Quindi con questo siamo arrivati al sesto passo. Ok? Il sesto passo consiste nel capire quale potrebbe essere la tassazione futura, ok? E capire veramente il vantaggio qual è. Perché è vero che lo Stato oggi ti fa dedurre i soldi. Ok, tu versi nel fondo pensione 1.000 euro, deduci dal reddito 1.000 euro, hai un risparmio fiscale che è proporzionale alla tua aliquota, più guadagni, più risparmierai fino al 43%, però poi quando andrai in pensione io lo devo tassare, io Stato te lo tasso, però te lo tasso a un'aliquota agevolata che è del 15%. Quindi tu dici, ah beh, lo Stato mi ha fregato, mi ha fatto dedurre e poi mi fa pagare le tasse. È giusto, se l'hai dedotto è giusto che poi paghi le tasse, così come si paga per la pensione dell'INPS. Solo che pagherai un'aliquota agevolata del 15% e soprattutto separata da altri redditi. Quindi se al momento in cui vado in pensione io ho altri redditi, tipo redditi da fabbricati, redditi da attività professionale, non vengono tutti cumulati con quello, o la pensione dell'INPS magari che si potrebbe cumularsi, non viene cumulato, quindi non salgo di aliquota fiscale. Viene tassato a parte al 15%. Poi addirittura per chi ci sta nel fondo tanti anni, per ogni anno oltre il 15esimo c'è uno sconto dello 0,30 per arrivare fino a un massimo del 6%, che significa che 35 anni di contribuzione, quindi un giovane li fa 35 anni di contribuzione, ecco perché è importante agire subito per guadagnare anche l'anzianità, perché io posso pure non versare ogni anno, però se mi iscrivo subito al fondo pensione guadagno l'anzianità, che sarà importante alla prestazione, perché 35 anni di contributi io pagherò ad aliquota separata senza accumulo con gli altri redditi solo il 9%, il 9,
e non il 15, perché ha avuto ogni anno oltre il 15esimo uno sconto dello 0,30. Quindi ho ottimizzato anche il fisco, ecco la parola ottimizzare ci sta sempre. E come la ottimizzo? Capendo quale sarà la tassazione futura, qual è quella odierna, quindi se mi conviene versare oggi di più, di meno, se nel percorso utilizzare il TFR, i contributi del datore di lavoro, insomma, anche questo va ottimizzato, cioè la pianificazione fiscale. E questo è il sesto passo. Il settimo ve l'ho anticipato. Ok? Allora, il monitoraggio. Il monitoraggio è da compiere periodicamente sia per la propria previdenza complementare, per il proprio fondo pensione, questo ve ne ho parlato prima, come gli switch, il cambio di linea, la scelta dello strumento. E non vi ho detto anche un'altra cosa, i fondi pensione non vi sposate con un fondo pensione perché è previsto dalla legge, dalla normativa, che dopo 2 anni di permanenza in un fondo io posso trasferirmi. Quindi io devo fare il monitoraggio sia sul mio fondo pensione, perché se non mi piace, se non mi piace il gestore, lo posso trasferire senza spese e senza oneri, oltre che nello stesso gestore cambiare linea o altro, lo posso proprio cambiare. Io, ad esempio, come anni di intermediario ho cambiato varie compagnie. I miei clienti, chi mi ha voluto seguire, magari non mi hanno seguito tutti, però hanno cambiato fondo pensione spesso e questo lo si può fare senza oneri e senza spese. Quindi, settimo passo, monitoraggio, monitoraggio. Vediamo pure periodicamente l'estratto conto INPS, se ci sono dei buchi, se ho fatto attività da privato, se devo fare valutare, come abbiamo detto all'inizio, delle congiunzioni, delle totalizzazioni. Ok? E questo è il settimo passo, il fisco. Lo definirei così, il fisco. L'ottavo passo, allora, l'ottavo passo è quello che ha fatto mia madre. Io ve lo porto come esempio, l'ho già citata mia madre, infatti, io anche il mio libro l'ho dedicato a mio padre, che sono stati degli esempi fantastici, sia della mentalità della previdenza, sia come protezione che come pensione. Mia madre ha proseguito anche dopo l'età di pensionamento, perché il decreto lo consente. Arrivata in pensione col sistema pubblico, ha deciso di non prendere la pensione col sistema della previdenza complementare, ma pur percependo la pensione continuava a versare nel suo fondo di previdenza, che le consentiva di dedurre dal suo reddito e guadagnare ancora il risparmio fiscale ogni anno. Ok? E questo è anche possibile farlo perché l'adesione. E la maggior parte dei miei clienti hanno più di 50-55 anni nei fondi pensione perché lo strumento è nato per i giovani, ma è bellissimo per i più anziani. Perché anche un pensionato di anzianità, io qui ho fatto fare una circolare della COVIP, che è l'organo di vigilanza dei fondi pensione, che precisa che io posso aderire a un fondo pensione anche quando sono già in pensione di anzianità, non di vecchiaia, perché il decreto dice età pensionabile, un anno prima dell'età pensionabile. Qual è l'età pensionabile? Quella di anzianità? No, non è considerata. Può essere pensionato. Quindi se oggi qualcuno mi sta ascoltando, è pensionato, ma meno uomo, meno di 65 anni, ne ha 64, può aderire al fondo pensione. Ok? Anzi, l'hanno portata a 67, quindi a 66 anni si può aderire ancora al fondo pensione e posso ottenere, scegliere di tenerlo, di continuare a versare, di richiedere la rendita. Mia madre non richiederà mai la rendita. Se dovesse venir meno, quando verrà a mancare, quel montante va ai figli e quindi non ha mai scelto la rendita, non ha mai fatto la scelta della rendita. Ha continuato a versare, a tenerlo in piedi. Questo lo fanno anche altri miei clienti che oggi hanno anche 70 anni e continuano a versare sul fondo pensione perché hanno i vantaggi. Quindi mi fermo un attimo a vedere se è tutto chiaro questo passaggio. Perfetto, anche vedo Daniela che mi dice chiarissimo. Se Daniela, se hai qualche domanda, scrivila pure, ma risponderemo fra pochissimo. E passiamo al nono passo. Qual è il nono passo? Se io ho aderito al fondo pensione, ho da fare delle scelte. Nel momento in cui arrivo, abbiamo già detto, ho deciso di proseguire. Oppure di percepire una rendita totalmente vitalizia. Due,
incassare in contanti e quindi prendere, non in contanti virtualmente, prendere capitale dal montante accumulato, però fino a un massimo del 50%, oppure perché la normativa spiega che non puoi prendere più del 50%, tranne in un caso, nel caso in cui ho versato poco e convertito il 70% del mio montante, il 70%, non tutto intero, quindi se ho accumulato 100.000 euro, devo prendere 70.000 euro e vedere, faccio la conversione ad oggi della pensione, è inferiore alla metà dell'assegno sociale? Se è inferiore, la normativa prevede che hai diritto a prenderti tutto in capitale. Quindi la scelta che devo fare nel nono passo è, sono arrivato allora proseguo, oppure prendo la rendita vitalizia e basta, la prendo poi vitalizia, reversibile, ce ne sono diversi. Oppure mi prendo tutto il capitale. Se ho versato poco e la rendita che viene fuori è bassa, mi prendo tutto il capitale. L'ultimo passo, il decimo, e poi abbiamo concluso e daremo spazio alle domande, sarà la possibilità che io ho di scegliere all'interno della rendita, se ho scelto rendita, se farla vitalizia diretta, chiaramente sarà un po' superiore a quella invece della reversibile, perché poi dipende dall'età del coniuge a chi deve andare a reversibile, quindi sicuramente se scelgo la vitalizia diretta magari è 700 euro al mese, se scelgo quella reversibile non è più 700 euro al mese, ma è un po' più bassa. Poi se scelgo quella certa, perché i coefficienti cambiano, posso scegliere una rendita certa per 5-10 anni. Che significa per 5-10 anni? Se io ho scelto la vitalizia diretta, cioè solo vitalizia, e muoio un mese dopo che ho iniziato a percepire la pensione, ho fatto un regalo al fondo pensione, è andata. Se invece scelgo la rendita certa per 5-10 anni, che succede? Per 5 anni io so che se muoio in quei 5 anni comunque la rendita viene percepita da chi è il mio beneficiario. La stessa cosa per 10 anni, quindi mi serve per dare una garanzia a chi io devo tutelare anche da pensionato di poter avere comunque quei soldi, cosa che invece non c'è se scelgo rendita vitalizia diretta. Poi, in ultima analisi, tutto quanto può essere racchiuso con una definizione. Io capisco bene, mi muovo, però tutti i processi che vi ho elencato nel nono, nel decimo passo, li vado a procrastinare. Cioè non è un problema mio oggi soffermarmi per capire se aderire, di quanta rendita, che rendita devo avere, se non lo so fra 30 anni se sarò solo, se avrò una compagna, un marito, dei figli ancora, non lo so. Quindi è un problema dove non vi invito a non soffermarvi adesso, ma farlo. Comunque man mano, perché se ho aderito devo capire tutto, devo capire cosa succede da oggi fino ai 30 anni. Però è un problema secondario quello della scelta della rendita. E tutti questi 10 passi che io vi ho elencato in maniera più espansiva, li trovate sintetizzati sul mio sito. Vi faccio vedere dov'è l'articolo. L'articolo si chiama proprio i 10 passi per una pensione adeguata. Ecco qua. Dovreste vedere l'articolo, sempre sul blog, e ci sono tutti i passi di cui abbiamo parlato adesso in maniera più sintetica, quindi li potrete rivedere ogni volta che volete. Vi ribadisco ancora che se mi inviate la vostra mail, mi contattate in privato, vi posso mandare la mia sintesi del decreto che completa il tutto. Bene. Vi lascio con un invito, non perdere tempo. È stato stimato, immaginate questo, io l'ho detto già la volta scorsa. Voi sapete che nella politica italiana il governo di una parte e il governo dell'altra tendono ad annullare le riforme, cioè se sta al governo la sinistra e poi va la destra, annulla tutto e fa altre cose. Allora, quando è stata fatta questa riforma della previdenza complementare? Era in vigore il governo Berlusconi. Infatti Maroni era il ministro a quell'epoca e la legge prende dal suo nome ed era prevista che andasse in vigore per l'utilizzo del TFR il 1 gennaio 2008. Invece, che è successo? Il governo successivo, quello Prodi,
il governo Prodi, quindi di altra corrente, di altra parte, non solo, pur essendo di fazioni diverse, quindi ha fatto un'eccezione alla consuetudine italiana, non solo non ha cambiato il decreto, non lo ha modificato, ma l'ha anticipato di un anno, proprio perché è stato calcolato che un solo anno di ritardo, un solo anno, può avere un effetto sulla rendita futura anche di una percentuale del 15-20%. Ecco perché azione, azione. Quindi quello che dovete capire oggi è: devo risparmiare, ce la faccio col 10% del mio reddito? No, il 5, però il 5 sì. Guadagno il risparmio fiscale, che faccio? Lo reinvesto, lo utilizzo per le... Ci sono tante situazioni. Quindi capisco che la materia è complessa, era difficile sintetizzarla in 50 minuti, però troverete tutti i riferimenti sul mio sito, troverete la sintesi se mi iscrivete. I 60 articoli di cui almeno una decina parlano dei piani di accumulo, parlano della pensione, è più quello proprio intitolato I 10 passi che abbiamo elencato adesso. Perfetto. A questo punto, spazio alle domande. Ci dedichiamo del tempo con spazio alle domande. Nel frattempo che qualcuno mi scrive le domande, io vi invito, sempre facendovi vedere un po' il mio sito, domande aspetto che vengano scritte. Nel mio sito avete delle risorse gratuite che io vi invito a sfruttare. Magari qualcuno di voi che è collegato l'ha già sfruttata a dovere, è descritta nel dettaglio, eccola qua, si chiama l'analisi personalizzata. C'è anche un video che spiega come funziona e dettagliatamente c'è una descrizione di cosa consiste, io ve la sintetizzo, è la possibilità di soffermarvi con me gratuitamente a fare un'analisi della vostra situazione per vedere quali sono le prospettive pensionistiche, quali sono i rischi che sto correndo, quelli che potrei proteggere, insomma, è una cosa importante perché è stato stimato che poter intervenire sulla propria situazione economica con una pianificazione può far risparmiare anche migliaia di euro nel tempo. Quindi vi invito tutti, se non l'avete già fatto, a prenotarvi qui nella sezione analisi personalizzata. Vi potete prenotare direttamente. Cliccate su Prenotati, inserite nome, cognome, indirizzo email e telefono. Entro 24 ore vi richiamerà per concordare un appuntamento che potremo fare sia dal vivo e sia oggi. Oramai siamo tutti abituati, dopo questa pandemia, a utilizzare gli strumenti per le videochiamate, le videoconferenze, Zoom, Skype. Ok? Quindi potremmo veramente farlo a costo zero, non solo costo zero perché è gratuita l'analisi, ma anche costo zero perché lo posso fare da casa mia, collegandomi quando voglio io, senza dovermi spostare. Perfetto. Vediamo ancora se c'è scritta qualche domanda. Vedo tutti i timidi. Daniela mi dice sempre chiarissimo. Bene, sono le 19:58, abbiamo ancora 2 minuti di quelli che avevo previsto, sono rimasto nei tempi. Ancora no. Ah, ok. Va bene, a questo punto io vi auguro una buona serata. Se è tutto chiaro, non lo so, mi sembra di sì, magari siete timidi, non volete scrivere in diretta. Questo webinar è registrato, così come quello precedente, ne farò altri a settembre con altre tematiche e potrete rivederli, li terrò almeno fino al 30 settembre sulla mia pagina Facebook, e quindi potrete rivederli tutte le volte che volete. Quindi buona serata a tutti e a presto.